Buon pomeriggio, ben ritrovati con Anteprima Sport. Innanzitutto io volevo ringraziare voi telespettatori perché i numeri che ci arrivano dai dati Auditel sono più che confortanti, quindi un ringraziamento innanzitutto a voi che ci seguite in tanti. Vi vado a presentare gli ospiti di oggi. Oggi è una puntata amichevole, possiamo dire così, perché siamo fra amici, lo siamo sempre stati. E con noi il direttore sportivo dell'Avello Calcio, Domenico Roma. Buon pomeriggio, Domenico. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. E con noi un altro amico di Anteprima Sport, lo ritroveremo anche in tante altre puntate perché Andrea Spinelli è una persona competente, puntuale e precisa. Buon pomeriggio, mister. Grazie, grazie ancora dell'invito. Buonasera a tutti. E dobbiamo avere e dovremmo avere in collegamento, l'ho visto prima in bassa frequenza, Attilio Malena. Buon pomeriggio, Attilio. Oltre ovviamente a detto stampa dell'Avello Calcio, tu sei anche direttore del calcio calabrese e di Calciomercato Report. Grazie per essere anche con noi questo pomeriggio, Attilio. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, io dicevo, prima di parlare ovviamente del calcio calabrese, giustamente c'è il direttore sportivo, mister, dobbiamo fare un tributo a lui perché questo Lavello sta ottenendo risultati importanti. Lo abbiamo visto proprio nell'ultima sfida con il Francavilla, vinto se non sbaglio 6-2 il Lavello e si trova al secondo posto proprio a ridosso. Vediamo proprio le immagini di questa sfida che ringraziamo ovviamente Telesveva per questo contributo. Le abbiamo prese proprio da questa televisione lucana. Lavello è a 34 punti, direttore a un punto dal Taranto, e ti do del tu perché ci conosciamo da tanto Mancherebbe tempo, altro. quindi insomma è un risultato importante e ovviamente si spera di raggiungere risultati sempre più importanti. Sì, prima di tutto grazie per l'invito, ci dobbiamo dare del tu perché ti conosco, boh, non so da quanto tempo, quindi sì. Possiamo dire da quando il Cosenza, io Era me in lo Serie D, ricordo bene, era in Serie D, c'erano i due 2004-2005. Cosenza, FC Cosenza. Quindi sì, sono passati un po' di anni. No, sì, sicuramente il nostro è un girone un po' sopra le righe. A detta di tutti, credo che sia il più difficile di tutti la Serie D. Noi da neopromossa stiamo cercando di fare del nostro meglio. In alcuni momenti ci riusciamo, in altri momenti abbiamo avuto qualche difficoltà, ma più che altro il girone che non ti consente di fare. Di essere proprio sereno, anche perché ci sono corazzate blasonate all'interno del nostro girone, quindi Taranto, Casarano, Picerno, Andria, Sorrento, Brindisi, insomma. Brindisi, Nardò. Diciamo che non è un girone semplicissimo, e poi è un girone che ogni squadra ha un budget importante e ogni squadra ha calciatori importanti all'interno, fatto salvo il Casarano che ha veramente 20 elementi, tutti di categoria superiore, stesso discorso per il Picerno, poi c'è Taranto, c'è lo stesso Molfetta che ha preso Strambelli, Nicola Strambelli, c'è Altamura, Concroce, Guadalupe, quindi, girone importante. Io ricordo, direttore, perché l'ho fatto con il Gallipoli molti anni fa, ed effettivamente la Puglia in generale investe su tutti i campionati, non solo, magari, ecco, già parliamo di Serie D, è un campionato importante, come ha detto Domenico, ed è fatto di piazze importantissime. E la Puglia investe moltissimo nel girone d'eccellenza, investe moltissimo nella promozione. Sono sempre dei campionati agguerriti, sono delle città e dei paesi con 25, 30, 40 mila abitanti, quindi sicuramente tengono molto. Quindi il girone H effettivamente è un girone molto difficile. E noi speriamo di vederli presto in categorie superiori. Attilio, insomma, tu hai trovato non solo amicizia, ma anche tanta professionalità in questa squadra. Sì, assolutamente, però posso sicuramente provare ad essere super partes in questo caso. Oltre all'amicizia ci sono delle componenti da dover sviscerare in tutto e per tutto. Il direttore diceva benissimo del livello sempre più alto di una Serie D che ha poco sostanzialmente di Serie D per attenzione mediatica, per qualità del gioco espresso e per le tante contendenti. Credo che Lavello abbia una sua identità, credo che Lavello si stia strutturando pian piano e con grandi sacrifici anche a livello dirigenziale. Cerco semplicemente di portare il mio piccolo contributo nell'esperienza maturata nel corso di questi anni. È chiaro che l'amicizia è una cosa, poi la
la professione è un'altra e cerchiamo sempre di fare il 100% per ringraziare chi ha supportato e sopporta anche la nostra fiducia in questo caso. Ma ripeto, ciò che personalmente mi ha colpito, ne abbiamo già parlato, è la qualità e soprattutto la grande attenzione che c'è in una Serie D che, ripeto, dal mio punto di vista, ha poco di Serie D e molto più vicina alla Serie C rispetto a tanti altri gironi. Quali sono, direttore, le difficoltà che incontra una squadra di Serie B, di Serie D ben organizzata e che comunque, insomma, se non sbaglio, sono 13 le gare che restano fino alla fine del campionato. Poi lo sappiamo benissimo che in Serie D o si passa vincendo, diciamo, arrivando primi, oppure insomma, è difficoltoso anche cercare la promozione in altro modo perché insomma, bisognerebbe poi capire se non si iscrivono delle squadre ai campionati o almeno così. Fino a qualche anno fa, penso che sia sempre la stessa l'iter, ecco. Sì, in Serie D è difficoltoso per questo motivo, perché o si vince oppure i playoff molte volte non servono a nulla. A quasi a nulla. Cosa diversa potrebbe essere quest'anno perché si pa dovrebbe palesare questa famosa riforma dei campionati, quindi con più possibilità per le società virtuose, quale sicuramente in questo momento è la nostra, riuscire a centrare qualcosa di inimmaginabile a inizio stagione. Detto questo, il nostro obiettivo primordiale e principale era, siccome si parla di un progetto pluriennale, era comunque riuscire a salvarci il prima possibile e poi vedere quello che veniva nel mentre. Diciamo che per una salvezza tranquilla manca poco. Siamo là che stiamo lottando, quindi diciamo che anche grazie al presidente, grazie alla proprietà, riusciamo ad essere sereni e a poter guardare con ottimismo al futuro. Quindi anche l'altro giorno ne parlavamo che comunque per loro ammissione il progetto continuerà in caso di promozione o non caso di promozione. Perché ormai non possiamo neppure nasconderci, perché siamo là e dobbiamo lottare, lo dobbiamo fare per la proprietà, per il presidente, per noi stessi, perché comunque sia essere là è qualcosa di importante per tutti noi. E quindi è giusto non nasconderci, però è giusto anche sapere che le difficoltà sono innumerevoli e continuare a rimanere con i piedi per terra, perché è la cosa importante in questo girone. So che non bisogna parlare mai di ambizioni, però insomma, avete fatto una sorta di cronoprogramma. In quanto tempo vorreste arrivare in campionati importanti, tipo la Serie B, la Serie A? Allora, all'inizio si parlava di un progetto triennale insieme al presidente, quindi diciamo che siamo in linea con quello che poteva essere il progetto primordiale. Naturalmente ora siamo là e abbiamo l'obbligo di onorare quello che è il campionato e quindi onorare anche quelle che sono le ambizioni di tutti, di noi tutti, quindi siamo là, non ci dobbiamo nascondere, come dicevo prima, però se non viene quello che deve arrivare, non è sicuramente un fallimento per una Certo. neopromossa, quindi diciamo che una società deve anche essere compatibile con quello che è un budget e secondo me la cosa più importante che a tante società è mancato negli anni è una progettualità. La progettualità significa non mandare tutto all'aria dopo 10 partite, dopo 8 partite, dopo 4 partite. Quindi progetto significa aspettare, avere la pazienza, l'umiltà e la coerenza di poter aspettare, di non farsi influenzare da agenti Esterni. esterni a quello che è l'idea, perché è normale che tutti vogliono vincere. Ci sono 18 squadre, 18 squadre vogliono vincere il campionato, Certo. però 18 squadre hanno 18 modus operandi diversi e 18 squadre hanno 18 obiettivi differenti. Quindi, e quei 18 obiettivi si devono comunque correlare. Quindi è normale. Credo che come noi, come c'è il Casarano che ha un budget assurdo e vuole vincere, il Taranto la stessa cosa, il Picerno la stessa cosa. Noi siamo un'umile matricola che sta cercando di fare del suo meglio, tutto qua. E noi ve lo auguriamo. Io penso che ecco, il direttore abbia detto tutto.
perché la programmazione, come diceva prima, è alla base di tutto. Quindi programmare significa mettere mattoncino dopo mattoncino. Se arriva il primo anno bene, se no altrimenti, ecco, non è detto che non bisogna riprovarci. Quindi gli auguriamo il meglio e che a livello di organizzazione se ne parla dell'avello perché hanno una progettualità veramente importante. Parto da Attilio, parliamo di Serie A velocissimamente perché in questo momento si sta giocando la sfida fra Lazio e Crotone. Vi posso dire che la Lazio è in vantaggio per 1-0, il gol al 14° di Milinkovic-Savic, però una parentesi sul Crotone la dobbiamo fare perché nell'ultima sfida abbiamo visto che il Crotone è riuscito a battere, a conquistare questi 3 punti, i primi dell'era Cosmi, Attilio, e quindi è un Crotone che ce la sta mettendo tutta per cercare di risalire la classifica. Dal mio punto di vista, la scelta giusta probabilmente nel momento sbagliato, anche perché il Crotone aveva la necessità di dover svoltare da un punto di vista non solo tecnico, ma anche e soprattutto dei risultati da diverse settimane a questa parte. Con tutto il rispetto per il grande lavoro di Giovanni Stroppa, a cui va dato merito per aver riportato anche convincendo da un punto di vista del gioco la squadra in Serie A, ma il Crotone aveva necessità di una svolta a livello mentale, commetteva tanti errori che sono costati tantissimi punti. Contro l'Atalanta è un esordio, secondo me, anche ingiudicabile. Serse Cosmi in 2 giorni non poteva dare nient'altro che una componente mentale. Contro il Torino si è già visto un qualcosa di diverso, si è vista una squadra più aggressiva, una squadra più convinta dei propri mezzi, una squadra con un cinismo diverso sotto porta. Serse Cosmi ha avuto la bravura di rimettere, tra virgolette, passami il termine, la chiesa al centro del villaggio. Guancosimi tornato ad essere decisivo, sfruttando le potenzialità di un as, ritornando a mettere in mostra un talento importante che già si era messo in mostra con il Lecce nonostante la retrocessione come Petriccione. Dall'altra parte, ripeto, oggi è anche complicato dover far risultato contro una Lazio che ha necessità di punti per l'Europa, e Milinkovic-Savic ha beffato subito Alex Cordas. Ma anche in questa gara, in questo primo scorcio di partita, il Crotone sta mettendo in campo tutta la garra per Serse Cosmi, ma è inutile nasconderlo. A proposito di programmazione, il Crotone è una di quelle società che programma. Il Crotone ha un piano nel caso in cui si dovesse riuscire a compiere un autentico miracolo in Serie A, ma anche un piano per la prossima stagione, perché sta già pensando eventualmente a profili di allenatori che vanno anche verso la direzione Serie B. Uno di questi è Francesco Modesto, che sta facendo un grande lavoro con la Pro Vercelli, che è sotto la lente di ingrandimento del club pitagorico per la prossima stagione. Mister, adesso guardando la classifica per quanto riguarda la Serie A, e stavo vedendo questo Crotone che comunque si trova a 1 punto dal Parma, quindi ancora, insomma, diciamo, tutto è possibile, bisogna credere nei sogni e noi magari da calabresi ci crediamo. Il problema è che sono queste 64 reti subite che, insomma, pesano e non poco sul groppone del Crotone in questo campionato. Sicuramente, come hai detto tu, crederci è obbligatorio perché sono lì e quindi è giusto che il campionato non finisce oggi. Quindi, fino all'ultima giornata devono cercare di lottare il più possibile, anche se la vedo difficile. Ma detto questo, effettivamente questa scossa forse andava fatta un pochino prima per dare magari più dinamismo, più grinta a questa squadra che era diventata piatta. Infatti, dai numeri che hai letto, è una realtà. Evidentemente nella fase difensiva si prendevano troppi gol, andava registrato qualche cosa, forse aveva perso il pallino dello spogliatoio, il mister, anche se aveva fatto un grandissimo lavoro, e questa scossa andava fatta un pochino prima. Speriamo, ecco, da calabrese, come hai detto tu, che ci si possa tirare prima possibile dalle sabbie mobili e domenica dopo domenica cercare di fare più punti possibili. Oggi sarebbe un'impresa andare a cogliere dei punti importanti a Roma contro la Lazio. Direttore, invece parlando proprio di mercato, insomma, secondo lei, secondo te, quanto è stato difficile magari in questa posizione di classifica, con diciamo, questi risultati deficitari, far arrivare un allenatore a Crotone, anche se la società è una società seria, insomma, la conosciamo tutti da anni, il direttore sportivo è un direttore che valorizza tanti giovani provenienti da altre squadre, insomma, mi vengono tanti nomi in mente che ha valorizzato proprio lo stesso Ursino, a partire da calciatori della Roma, insomma, quanto è difficile in un momento così delicato perché all'inizio si era parlato anche di un cambio tecnico che doveva avvenire qualche settimana prima, però molti allenatori avevano dato, diciamo, il diniego, ecco.
Io posso fare un preambolo. Sì, Ho comunque. un'altra idea su quello che è la gestione Stroppa. Secondo me, Stroppa è un ottimo allenatore, però non erano già convinti alla fine della passata stagione di Stroppa. Quindi dovevano avere la forza di salutarlo dopo la promozione. Una cosa assurda quello che sto dicendo, però secondo me erano già venuti a mancare l'anno scorso un po' di puntelli all'interno dello spogliatoio. Detto questo, Crotone ha un appeal comunque di tanti anni di Serie A, quindi non è difficile comunque andare a reperire un allenatore. Magari non reperiscono chi è la loro prima scelta, però non è neppure impossibile non trovare un allenatore che faccia al La caso del Serie A, Crotone, certo. sì. Poi, detto questo, probabilmente è stata una scelta tardiva e là si paga sempre quello strascico che dicevo della non. Programmazione. No, 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 Crotone no, è la madre delle programmazioni. Il Crotone è già programmato, come diceva Attilio, sia in caso di permanenza in Serie A, sia in caso di retrocessione in Serie B. Quindi chi più di loro, no, anzi loro sono lungimiranti sotto questo aspetto. Però diciamo che probabilmente la scossa, se si doveva dare, si doveva dare in un altro momento, in un'altra forma, magari in una fase di mercato aperta, che magari poteva arrivare qualcuno che potesse essere funzionale a quello che sarebbe stato il nuovo allenatore. Detto questo, Cosmi in queste poche settimane, cioè, poteva fare realmente poco. La prima è arrivata dopo 2 giorni, poi ha avuto un'impennata d'orgoglio contro il Torino, se non erro. Quindi oggi è una partita difficile, quasi proibitiva, perché comunque la Lazio è una delle squadre di Serie A che gioca meglio, ha avuto un periodo di flessione, però ora è in crescita e poi ha un organico davvero importante. Quindi non era proprio questa la partita che poteva dare la svolta, però, come abbiamo detto, è a un punto dal Parma, è vicino ad altre società, quindi ancora c'è tutta la possibilità di giocarsi la stagione fino in fondo. Mister, ti chiedo quello che ho chiesto anche la settimana scorsa a Mister Gagliardi. Diciamo le male lingue, ecco, passatemi questo termine, parlano di un Crotone già proiettato ai soldi del paracadute, quindi già che guarda diciamo una programmazione per l'immediato ritorno in Serie A. Ma ne parlava Anche se, prima, diciamo, la scelta di Cosmi non è proprio indirizzata verso questa prima cosa. Attilio, cioè, è stato molto chiaro. Il Crotone sotto l'aspetto programmativo e di organizzazione è eccezionale. Il direttore Orsino ha lungimiranza sotto tutti i punti di vista, nonché, come hai detto precedentemente tu, a lanciare i giovani, ma è molto attento nel bilancio proprio della società. È normale che una società che vive su questi alti e bassi è normale che si guardi attorno e c'è la speranza di voler lottare fino alla fine, perché la permanenza in Serie A sarebbe veramente un miracolo, ma nello stesso tempo darebbe grande lustro ancora una volta alla città di Crotone, ma nello stesso tempo è normale che si guarda attorno e non per niente sta guardando a un prospetto molto interessante che ultimamente sta facendo parlare di sé. E quindi, come dicevo prima, è molto attento nel palcoscenico, sia degli allenatori che dei calciatori, nel sceglierlo se eventualmente, ecco, rimanere in Serie A o cercare di rivincere il campionato di B. E poi un'altra cosa importante è che non hanno paura di puntare su allenatori giovani. Assolutissimamente, il direttore in questo è eccezionale. È colui il quale ha sempre dato veramente lustro alla città di Crotone sotto tutti i punti di vista, cercando di mantenersi in un budget che sicuramente gli viene offerto dalla società e che, giustamente, come diceva Anna, punta moltissimo anche al discorso del paracadute, perché, ahimè, sono dei soldi importanti che eventualmente possono essere reinvestiti l'anno successivo. Quindi perché non poterci pensare? Ti vedo Diciamo, contrariato. no, sul fatto del budget, che si batte sempre sul budget, non sempre il budget è rilevante, è fondamentale per una stagione di una società, perché ci sono società che hanno budget illimitati eppure stanno arrancando, società che hanno budget più streminziti che comunque fanno bene. La differenza, secondo me, sta nella, nel,
del saper anche cercare, reperire, trovare e non avere paura di puntare Sono pienamente d'accordo. su calciatori, perché cioè, è usuale nominare il Cittadella, che sono anni che fa squadre con budget, però il Cittadella va a pescare in Serie D, va a pescare in Serie C, e quando gli si propone un calciatore, il Cittadella non ti dice mai di no, è un esempio, comunque lo vanno a visionare. Tante volte è successo con altre società, anche di Serie B, che gli si proponeva un giocatore, e dicevano no, ma di cosa stai parlando? Quindi poi questo giocatore magari dopo 2 anni te lo ritrovi in Serie A che sta giocando anche in squadre importanti. E Sì, tutto è la a lungimiranza. volte la rete di chi sta attorno alle società, in questo caso è come hai detto tu, i visionatori, no? La rete Vanno a scouting è scoutare, la importante, rete ragazzi. scouting diventa molto Importante, importante soprattutto perché esistono calciatori nelle categorie inferiori che fanno gola a tante e tante società, quindi è importante costruire dietro un qualcosa di Andrea, serio. io dico, è meglio investire un tot, una cifra, una percentuale su un'area scouting, su una rete che ti possa portare dei ragazzi. E non Mi andare a trovi non prendere un pienamente calciatore in più, d'accordo. perché quella rete che magari ti porta vari Florenzi, vari Bernardeschi, come è successo a Ecco, Crotone, e mi veniva poi il io ho avuto modo di giocatore. lavorare insieme al direttore No, io l'anno di sono. Montalto, no? E mi piaceva proprio per questo, perché alla fine puntare già sul calciatore fatto, io dico sempre, lo dico in maniera campanilistica. Se dessi a tavola apparecchiata, siamo tutti bravi. Il problema è apparecchiarla la tavola, che Guarda, diventa difficile. Quindi lui in Andrea, questo è il Crotone in promotore. questo caso è il primo anno che non sta lanciando giovani. Fateci caso, e sono 2 anni che non lancia giovani, sono 2 anni che sta avendo difficoltà. Gli altri anni osava, cercava, puntava a riconoscere le qualità del giovane, perché ne sono usciti tanti. Invece quest'anno magari è andato su, come dice Andrea, sull'usato garantito, e non sempre l'usato garantito sorte l'effetto voluto. Voluto. Vediamo se abbiamo il tempo di vedere la classifica di Serie B, così introduciamo proprio l'argomento Serie B perché è molto caldo, mister. Insomma, parlando di Cosenza, di Regina, sono squadre che in questi ultimi, no, mi dicono che dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo. Intanto vi dico che Chesimi ha pareggiato i conti con la Lazio, quindi vediamo piano piano, insomma, nel corso della nostra trasmissione vi daremo ulteriori aggiornamenti su questa gara di Serie A. Parliamo di Serie B, parliamo come ci eravamo lasciati, vediamo la classifica per quanto riguarda la Serie B, perché troviamo l'Empoli in testa con 50 punti, seguito dal Monza 47, 46 la Salernitana, 45 il Venezia. Il Lecce a 43, il Chievo a 42, Cittadella e Spalla a 41, il Pisa e il Frosinone a 37, a 34 il Vicenza, a 33 Pordenone, Brescia e Regina, Cremonese 29, 28 la Reggiana, Cosenza 26, Ascoli 23, Pescara 22 e Virtus Entella che chiude a 20 punti. Vediamo anche il prossimo turno. Per quanto riguarda la Serie B, perché si giocherà Ascoli-Venezia, Cittadella-Pisa, Cremonese-Reggiana, Frosinone-Brescia, Lecce-Chievo, Pordenone-Pescara, le calabresi saranno impegnate la Regina al Granillo con il Monza, la Salernitana invece ospiterà il Cosenza, Spal, Virtus Entella e Vicenza-Empoli. Iniziamo proprio parlando dal Cosenza, anche se dobbiamo dire che questa Serie B in questa settimana ci saranno diciamo tre gare ravvicinate, si giocherà sabato, martedì e di nuovo sabato, domenica, in base ovviamente a come il calendario. Il Cosenza è chiamato mister a fare, non dico risultato, però insomma deve uscire da questa brutta posizione di classifica. Forse questa sconfitta con il Frosinone era una sconfitta inaspettata. È chiamato, Anna. Lo diciamo da diverse settimane, cioè Il Cosenza è deve fare così, è punti. condannato a Il vincere. Cosenza deve fare punti, non deve guardare in faccia se si chiama Salernitana, se si chiama Monza, se si chiama Empoli o se si chiama Reggiana o Vicenza in questo caso. È normale che partita dopo partita deve cercare di fare punti perché da qui alla fine ne mancano 11. Ci sono 33 punti a disposizione.
su 33 punti il Cosenza deve fare 20 punti, perché se non fa 20 punti diventa triste Venezia. Ecco, detto proprio fra le righe. E quindi è normale che la sconfitta in casa contro il Frosinone brucia di brutto, perché nelle more amiche purtroppo ormai è da tempo che non si riesce a dettare legge. Quindi i punti vengono a mancare, le partite diventano sempre di meno. Si inizia a distaccare anche da quella zona che potrebbe dare un respiro diverso e di tranquillità a questa squadra. E quindi niente, adesso lo hai detto benissimo, ci sono 10 giorni Di fuoco. di veramente fuoco, perché al di là che sulla carta può sembrare ecco, una trasferta brutta quella di Salerno, però il Cosenza ha dimostrato sempre di andarsela a giocare dappertutto. Quindi mi auguro che possa uscire da Salerno con i punti, e dopo iniziano 3 partite che si deve giocare veramente con il coltello fra i denti, perché ha bisogno di punti. Io ho detto che in queste 4 partite deve fare minimo 10 punti, se no altrimenti il Cosenza deve pensare ad altro. Direttore, io guardando proprio la classifica vedo questa Salernitana a 46 punti, terza forza diciamo, del torneo, però per come diciamo, tutti sappiamo la Salernitana non potrebbe andare in Serie A visto che la proprietà è più o meno la stessa della Lazio, quindi insomma poi due squadre in Serie A, cioè, no, non mi dici no. Però guarda, io magari vedo più il Monza e l'Empoli che Sì, sono le squadre designate, ecco, le possiamo squadre dire così. segnate probabilmente sono Monza ed Empoli. Per quanto riguarda il doppio presidente, cioè il presidente, credo che poi alla Potrebbe fine, cedere poi sì, all'ultimo momento, credo che alla certo. fine l'escamotage si trovi come è sempre stato fatto, quindi è tutto italiano come problema, come cosa, fatta la legge, trovato l'inganno, quindi non è Certo. quello che può essere determinante in questo caso, come diceva Andrea, però basta alibi, dobbiamo fare punti. Dico dobbiamo perché d'altronde da Cosentino non Certo. posso non tifare Cosenza. Dobbiamo fare punti, dobbiamo farli il prima possibile, dobbiamo risalire in classifica, perché alla fine dei conti lo merita Cosenza provincia, perché è la provincia che tifa Cosenza, quindi lo meritiamo un po' tutti, quindi ci auguriamo e auspichiamo il Cosenza più in alto possibile nel minor tempo possibile. Detto questo, sono partite difficili, Salernitana, se non è Vicenza e Vicenza e Reggiana. Reggiana. E poi Sicuramente il Cosenza si è espresso addirittura meglio fuori casa, ma questa è una cosa che va avanti da un po', non è una sì. cosa tutta di Diciamo da inizio quest'anno. campionato, No, anche la fine dello anche nei scorso. campionati passati è successo che tra le mura amiche il Cosenza aveva difficoltà. Però una cosa che mi fa pensare è che gli altri anni c'era magari la difficoltà dell'affrontare la pressione del San Vito Marulla. Ora, col fatto Covid, che non ci sono tifosi, dovrebbe essere un po' diverso, perché realmente gli equilibri del casa fuori casa si sono quasi Annullati. annullati. Quindi mi auspico davvero che faccia risultato sia a Salerno, sia contro la Reggiana che contro il Vicenza, per poter respirare, per poter pensare a proseguire il campionato in maniera più serena, perché quelle sotto si sono fatte sotto di brutto, Di brutto, sì. perché c'è Pescara a 23, c'è Ascoli a 23, Pescara a 22, se non erro, comunque Sì. sono là entrambi. Fatto 22. salvo l'Entella, che ha 20 punti, quindi ha già 6 punti di distacco, che non sono semplicissimi, però bisogna ora concretizzare e fare punti. La cosa che mi ha destato un po' di difficoltà, perché ho visto la gara contro il Frosinone, Sì. è il non arrivare in porta. È una cosa che prima invece avveniva, magari Tu dici questa mancanza di Baez non non si è era stato sostituito a tempo. cinici a Realizzare. finalizzare, però ci si arrivava. Invece questa volta ho visto difficoltà nell'arrivarci. Magari è stata una partita che cioè, non può fare testo, però questa volta ho visto questo. Può darsi che è una mia idea, io non sono tecnico, quindi è una palla che passa ad Andrea, però questa volta ho visto questo, non so.
Allora, io ritorno subito, mister, perché stanno arrivando adesso le domande dei tifosi. Giustamente i tifosi del Cosenza ci pongono tanti interrogativi, però volevo chiedere ad Attilio, è stata una settimana ricca di polemiche, ma come dice il nostro telespettatore, dobbiamo evitare di fare polemiche in questo momento. Fiducia al nostro mister, perché insomma, nelle settimane scorse si era parlato anche di un mister un po' in bilico, Attilio. Però ci sono queste tre partite importanti, tre sfide ravvicinate, poi ci sarà la sosta e poi si giocherà subito prima di Pasqua, ecco, il 1º aprile e poi subito lunedì di Pasquetta. Roberto Chiuzzi ha un credito quasi infinito per quanto fatto nella scorsa stagione, non potrebbe essere altrimenti. La classifica non impone ancora degli ultimatum definitivi, ma come giustamente dicevano gli ospiti studio, è ora di far punti, a partire dalla Salernitana che per caratteristiche forse è l'avversario peggiore per le caratteristiche che il Cosenza ha dimostrato di avere nel corso dell'era Occhiuzzi, una Salernitana che rispecchia in tutto e per tutto il suo allenatore, una squadra molto pratica e che fa poco di spettacolare, ma è la sorpresa più grande secondo me di questo campionato di Serie B. E poi due scontri diretti assolutamente da non fallire alla portata come quelli con Vicenza e Reggiana. Il Cosenza è inutile nasconderlo, è palesemente in fase involutiva. Prima aveva un'identità, riusciva tranquillamente a reagire nonostante gli schiaffi presi, adesso non solo non riesce più ad imporre il proprio calcio, ma non reagisce nemmeno più agli schiaffi presi. Per cui una sorta di analisi interna sicuramente è stata fatta, ma è anche giusto dire che un mercato di nomi di gennaio per il momento non ha dato quello che Roberto Chiuzzi chiedeva. Il Cosenza aveva bisogno di giocatori pronti, invece sia Mbakogu che Trotta non sono sicuramente dei calciatori che ti garantiscano la doppia cifra. Gerbo è un calciatore che ancora probabilmente deve dare il tutto e per tutto, e per Roberto Chiuzzi diventa dura anche cercare di giostrare tutti gli uomini a sua disposizione. È un'analisi a 360 gradi che va fatta, ma è chiaro che la classifica ancora ti permette di non dover correre al 100%, ma è ora di poter portare i fatti e rosicchiare quei famosi punticini che poi ti permettono anche di essere più tranquillo in vista del finale di campionato. Ma il Cosenza, indipendentemente dalla fase negativa che sta affrontando, ha i mezzi per potersi salvare fino alla fine. Mister, non ci saranno né Tiritiello né Idda perché entrambi sono stati squalificati. Tiritiello per questa prova televisiva, una sorta di imprecazione che in molti hanno insomma, polemizzato perché a quanto si sente dall'audio non è così come è stato giudicato dal giudice sportivo. Però insomma, andiamo avanti anche su questo. Mi chiedono, non è arrivato il momento di giocare un po' di più in verticale e meno di costruzione dal basso, con il quale si corrono spesso rischi inutili? Trotta, unica punta, più tremolata, seconda punta, largo a sinistra, libero di accentrarsi e con migliori compiti di copertura, più Barulì sulla tre quarti, libero di inventare, ma dando una mano in copertura. Che ne pensate? Parlare a tavolino è sempre più semplice rispetto a Rispetto a tutto il quando si è sul resto, a campo, giocare. È certo. normale che la filosofia del tecnico è quella e quindi cerca di portare al meglio e oltretutto conosce i ragazzi perché li vive settimanalmente, giornalmente, quindi sicuramente Roberto da questo punto di vista non gli si può dire assolutissimamente nulla, però nel mondo del calcio purtroppo la riconoscenza non esiste, oggi esistono i fatti. I fatti dicono che questo è un Cosenza in questo momento che ha delle difficoltà. Io lo dissi anche tempo fa, è una squadra che secondo me con gli innesti e i fatti, con gli innesti fatti, non so se ci ha guadagnato o ci ha perso, perché da un punto di vista, io dico tecnico e di aggressività, quella squadra che abbiamo visto nella prima fase di campionato li andava a prendere alti nella fase offensiva, non li faceva ragionare, stava lontano dalla porta, era una delle migliori difese, quindi aveva la linea difensiva molto alta, quindi andava in pressione, non faceva ragionare nessuno, quindi da questo punto di vista era una squadra che aveva un dinamismo e una grande corsa. Oggi con la qualità e sicuramente con l'esperienza di questi calciatori ha tirato un pochino i remi in barca. Quindi è normale che fa della fase del palleggio la sua forza. Però, ahimè, io dico sempre che per far gol bisogna giocare in verticale, bisogna buttarla dentro e quindi devi arrivare alla porta. E ritorniamo a quello che ha detto il direttore poco fa. È una squadra che in questo momento dà la sensazione di non andare in pressing, è una squadra che vuole gestire magari il possesso palla ed è una squadra che trova delle difficoltà nel fare gol. Questo se poi ci mettiamo che
i signori che sono arrivati, i calciatori che sono arrivati, non erano in condizione, e ritorniamo sempre alla programmazione, è normale che oggi ci sono delle difficoltà. Però, come diceva Attilio, è una squadra che ha le potenzialità per poterlo fare e per potersi salvare. Ma oggi non possiamo giustificare più nessuno e purtroppo, indipendentemente da chi gioca, gioca per fare punti. E quindi il Cosenza in questo momento ha solo e soltanto bisogno di punti, perché sennò altrimenti arrivare alla quota salvezza diventa veramente difficile. Difficile. Dall'altra parte, direttore, c'è Tutino, ex di lusso, insomma, poi c'è un nostro telespettatore che dice la squadra, come dice il mister, c'è, è viva, allora si cerchi di essere più lucidi in campo, più determinati, mettendo cattiveria agonistica, l'avversario deve capire la determinazione di questo gruppo, siamo lupi, beh, allora vogliamo vedere in campo una squadra feroce. Quindi secondo te, come dice il nostro telespettatore, manca quella cattiveria, quella voglia di vincere le sfide? Forse questo fatto di segnare per primi un attimino manda, diciamo, la squadra in tranquillità, e quindi si sta un po' meno accorti rispetto a quando devi comunque rincorrere. Andrea ha detto una cosa fondamentale. Andrea ha fatto un'analisi, No, no, ha detto penso. una cosa fondamentale, che l'allenatore vive lo spogliatoio, sa lui chi magari ha un piccolo acciacco, chi magari ha problemi a casa, chi magari ha lasciato la fidanzata. Quindi sono tante le cose che vai a valutare nell'arco di una settimana di lavoro, che poi può cambiare da settimana a settimana, dai carichi di lavoro, dall'intensità, dall'avversario. Quindi sono tantissime le cose che si devono andare a valutare. Naturalmente Roberto Chiuzzi è uno che l'anno scorso ha fatto un miracolo, che è andato al di sopra di qualsiasi aspettativa, anche inimmaginabile. Quindi è giusto dargli credito. Probabilmente lui sa cosa gli può dare ancora questo gruppo. Come diceva Andrea, magari qualcuno è arrivato che era ancora a corto di condizione, perché io ho vissuto Gerry Mbakoku a Carpi gli anni d'oro. Gerry era un giocatore devastante, Mbakoku. Lo stesso Tremolata è un giocatore, secondo me, importantissimo. Matrotta, sono giocatori importanti, ma magari non erano nella condizione tale da poter essere impiegati subito. Quindi poi il tempo stringe, poi si va incontro a poi questo Covid che non ti dà tempo di lavorare nella settimana tipo. Quindi hai una serie innumerevole di partite che non ti permettono né di recuperare i calciatori, tantomeno di dargli quei feedback tattici che per te sono fondamentali, che chi lavora magari dal ritiro ha. Quindi che ne so, la pressione alta o il taglio dietro, il taglio davanti, che, come Andrea sa, Ci hanno lavorato. cambia completamente il modo di impostare di una squadra. Certo. Quindi, detto questo, bisogna essere fiduciosi, perché sicuramente le forze alla lunga dovranno, i valori dovranno uscire, e spero che escano il prima possibile, perché è dura, e in questo momento è dura. Attilio, mi chiedono, ma la prova televisiva non è ammessa per verificare l'operato arbitrale, vedi il ricorso sull'espulsione di Bah per errori arbitrali, ed ora fa testo per squalificare Tiritiello? Mi dice no Domenico Roma, lo sappiamo benissimo che, insomma, gli errori arbitrali c'è il designatore, se non sbaglio, e Posso quindi è rompere? lui che poi valuta questa situazione, però A me è giustamente. successo, l'hanno fermato. Noi vengono solo fermati, ma non puoi fare altro. Vengono fermati dal loro responsabile, ma non vale. A meno che non sia un errore tecnico, che è diverso. Quindi poi c'è. Ad Attilio infatti volevo chiedere questa cosa qui, forse proprio No, io. quello che Io mi. dicevano sia il mister che Domenico in studio, il fatto di, l'hai detto anche tu prima, il fatto di non avere forse questi calciatori che sono arrivati ancora in forma, forse questa è stata, diciamo, una cosa in più per evitare, tra virgolette, l'esonero del mister, perché in questo caso il mister non ha davvero colpe. No, secondo me in questo momento è davvero prematuro parlare di esonero per Roberto Chiuzzi, però in queste tre partite Roberto Chiuzzi si gioca tanto, perché poi ad un certo punto una società è costretta anche ad analizzare i fatti, e con tutta la stima e l'affetto nei confronti di un tecnico che
ci mancherebbe, ha fatto un miracolo assoluto. Stiamo parlando di una formazione che prima del riavvento di Roberto Chiuzzi, che è sempre stato nello staff, quindi conosce pregi e difetti dell'ambiente, conosceva pregi e difetti del gruppo, poi la società è costretta anche a correre ai ripari da un certo punto di vista. Ma un passaggio della conferenza stampa di Roberto Chiuzzi partita contro il Frosinone, secondo me, certifica la verità. Questo è un gruppo che non ha abbandonato l'allenatore, questo è un gruppo che segue ancora in tutto e per tutto il suo allenatore. Quindi credo che ancora si debba dare fiducia al Cosenza e a Roberto Chiuzzi in questo caso. Premesso, e apro e chiudo immediatamente una parentesi, che la squalifica per bestemmia, per imprecazione, sia una variante, secondo me, incontrollata da parte del Covid, perché con il pubblico se ne sentono veramente di ogni e di più grave. Abbiamo Certo. visto Serse Cosmi quest'oggi fermato e non poteva essere in panchina. Il Cosenza in questo momento senza mezza difesa credo sia una pratica da dover cercare di risolvere nel più breve tempo possibile, perché una formazione con tutto il rispetto non può fare a meno di uomini chiave per un'imprecazione che nella rabbia, che comunque nel modo di esporre una partita per 90 minuti, permettimi, ci può anche stare. Hai ragione Attilio, e parlavi delle parole di Mister Occhiuzzi, andiamo a sentire proprio la sua conferenza stampa. La pressione e la responsabilità è uguale, è normale, quest'anno è un altro campionato, diciamo che l'anno scorso si iniziava un mini torneo, quest'anno insomma è un campionato intero, quindi bisogna stare sempre equilibrati, quella è la cosa più importante, soprattutto io devo dare equilibrio, nei momenti no, perché poi alla fine si faranno sempre i conti e quindi bisogna arrivare alla fine, anche all'ultimo respiro a salvarci, quello è l'obiettivo. L'anno scorso iniziavi e sapevi dove fare un'impresa, quest'anno comunque insomma c'è un campionato, ripeto, un campionato intero dove si sta delineando la classifica per quello che riguarda noi, la lotta alla salvezza. Quindi ci siamo più squadre che dobbiamo, secondo me, dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo, a stare equilibrati, a lavorare su quello che siamo noi per poi, ecco, alla fine, insomma, fare i conti. Quello che penso, e sapete come, anche mi conoscete bene come persona, per me l'unione, è quello fa la forza. Cosenza ha sempre dimostrato poi nei momenti più importanti di ricompattarsi tutti. Io personalmente il segnale che ho sempre cercato di lanciare è quello di magari di essere da collante, essere equilibrato. Perché per me è fondamentale che tutti remiamo dalla stessa parte. Noi, come famiglia Cosenza Calcio, abbiamo molta serenità in questo. Noi lavoriamo ogni giorno a stretto contatto, partiamo dal presidente, direttore, lo staff, io con lo staff tecnico, i ragazzi. L'obiettivo nostro è uno soltanto. Io capisco le ansie ci stanno della piazza, e quindi le capisco. Da parte mia, penso che Cosenza è forte quando siamo tutti uniti ed è arrivato il momento di essere uniti e so che c'è l'intento da parte di tutti, perché poi alla fine amiamo tutti questa maglia, quindi sappiamo che l'obiettivo è importante per tutti, dai tifosi, perché li metto in primo, perché sono l'anima del Cosenza Calcio, gli addetti ai lavori e a noi che in campo dobbiamo mettere quel cuore che poi alla fine dovrà portarci, insomma, ad abbracciarci tutti insieme. Ma io lo vivo ripeto, con equilibrio, con tanta responsabilità addosso, che è giusto che ce l'ho, ma fa parte del mio mestiere, per quello che riguarda me stesso lo metto sempre in disparte, perché a me interessa poi quello che è il risultato finale, quindi io sto lavorando per questo risultato finale, vi assicuro che sono molto sereno, molto determinato nel cercare di trasmettere ai ragazzi quella voglia di voler raggiungere quello che vogliamo tutti con sacrificio, perché poi è un campionato dove sapevamo che era un campionato di sacrificio, quindi il sacrificio vuol dire che in campo devi andare oltre, quindi voglio che i miei ragazzi vanno oltre per tutti noi, insomma. Ma noi dobbiamo, ripeto, rispettiamo tutti gli avversari, dobbiamo guardare in casa nostra, siamo consapevoli, andiamo a incontrare una squadra che sta lottando per la Serie A, una squadra fortissima, ma noi
Sappiamo ciò che siamo e dobbiamo metterli in campo tutto per ritornare a far vedere quello che eravamo poco tempo fa. Il percorso è riniziato e voglio che i ragazzi domani fanno una gara che vanno al di là di alcune, come ha detto prima un vostro collega, di alcuni aspetti tattici. Si deve andare al di là, soprattutto in queste ultime gare, deve andare oltre. Ogni componente di questo gruppo deve andare oltre, insomma. Allora, ha parlato di ricompattare l'ambiente, ricompattare il gruppo, siamo in pubblicità, mi dicono dalla regia, quindi ne riparliamo tra pochissimo. Terza parte di Anteprima Sport, prima di andare in pubblicità, avevo dimenticato che Attilio Malena purtroppo insomma, ci deve lasciare per impegni precedentemente presi. Io Attilio ti ringrazio per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, lo ricordiamo, oltre a addetto stampa dell'Avello Calcio, direttore del Calcio Calabrese e Calcio Mercato Report. Attilio, in bocca al lupo per tutto. Impeccabile come sempre. Un saluto a tutti, alla prossima. Grazie Attilio. Allora, mi stanno arrivando tanti messaggi, mister, parlano di questa differenza rispetto allo scorso anno. Un nostro telespettatore dice, ti sono venuti a mancare 33 gol, 13 di Rivier, 7 di Asensio, ha fatto anche l'elenco, 8 di Brucini, 5 di Baez. Sono tanti gol, ha detto Marco da Cosenza, che ci segue sempre e lo salutiamo con affetto. Si fanno delle analisi, è giusto che uno mette dentro tantissime cose. Io dissi anche tempo addietro che secondo me i due centrocampisti che avrebbero garantito a Cosenza i 15 gol che andavano sempre al rimorchio, che andavano sempre sulla seconda palla o che si inserivano senza palla, fra Brucini e Sciaudoni garantivano 15 gol in due. Oggi è normale, Baez ne faceva altri 7-8. Le sostituzioni di questi personaggi che tu hai già detto, di questi calciatori, Asensio, Rivera, tu non sei andato a prendere una punta che faccia gol, perché dal curriculum mi sembra che Trotta, tranne un anno, giustamente come dicevamo col direttore, che mi sembra che è andato in doppia cifra, dopodiché non è un goleador, quindi non lo so, quindi non so che cosa poi si sono detti, perché noi, ripeto, da dietro le quinte, da qui possiamo dire, possiamo parlare, possiamo fare quello che vogliamo, però Certo. poi bisogna capire e vedere qual era il sistema di gioco che magari il mister ha dato al direttore, quali erano le circostanze dei calciatori che lui chiedeva per sviluppare al meglio quelle che erano le proprie idee. Io vedendoli da fuori così è normale che mi risalta. Le due versioni, vedere una prima versione di un girone di andata dove c'era una squadra fatta di corsa, di aggressività che li andava a prendere alte, oggi invece c'è una squadra di palleggio. Allora è normale che al di fuori mi viene spontaneo dire che cosa è successo a livello di mentalità a questo gruppo, come mai è una questione voluta, è una questione di cambio modulo, è una questione di calciatori che non sono in condizioni, quindi parlare qui oggi sarebbe troppo facile. Però ecco, chi meglio di loro lo sanno e chi meglio di loro può dare un giudizio. Noi, ripeto, è un vu parlè il nostro, quindi non mi permetterei assolutissimamente di dare dei giudizi. Però insomma questi gol che mancano pesano e Sono tanto. tanti, è normale, perché nell'arco di un campionato una squadra ha bisogno, e qui c'è anche il direttore che comunque costruisce le squadre insieme al tecnico, e valuta tutte le circostanze. E a me mi sembra che in questo momento l'unico acquisto azzeccato è Falcone. Arrivato a questo punto bisogna dire solo questo. Ripeto, Che poi è un prestito, eh. oltretutto, vabbè, non parliamo di queste altre cose perché qua anche ci vuole la programmazione, quindi andremo in un discorso poi che andremo a toccare altri tasti. Io ho sempre detto questo, secondo me quando costruisci una squadra la costruisci dai calci piazzati, la costruisci dai difensori che marcano, perché ultimamente stiamo prendendo gol sempre con l'uomo che arriva dalle retrovie. Giustamente il tecnico dice sempre noi abbiamo le marcature piazzate, ma evidentemente allora non c'è l'attenzione, evidentemente la soglia dell'attenzione sui calci piazzati è misera, quindi evidentemente è una
questione di personalità. E quindi mi sei tu che cosa avresti fatto in questa... Non è che io ripeto, no, nel senso come... da seduto siamo bravi tutti. No, poi io quando dico vai nel nel senso campo... per cercare di dare ai calciatori proprio trasmettere. Ma sicuramente ci vuole una scossa. Iniziare da Roberto, io penso che non li deve sempre giustificare, ma bisogna iniziare a prendersi ognuno le proprie responsabilità. Perché sotto questo punto di vista, ripeto, adesso non è più una squadra giovane, è una squadra esperta, perché se la andiamo a sezionare tutta quanta, qua c'è gente che ha campionati di Serie B, 10, 11, 8, 9, gente che è dell'87, 88, 89, non è più una squadra 95, 96, quindi sotto questo punto di vista è una squadra che ha le caratteristiche per essere una squadra di Serie B. E allora, arrivato a questo punto, forse bisogna prendersi ognuno le proprie responsabilità e non giustificare sempre. Direttore, invece io vorrei cambiare argomento in questo momento, parlare sempre di Serie B, però della Regina, però una domanda per fare una sorta, tra virgolette, di paragone fra Regina e Cosenza. La Regina ha cambiato quasi 11 giocatori in questo calciomercato sessione invernale. 11 giocatori che comunque stanno dando garanzie importanti a mister Baroni, cioè ha cambiato quasi mezza squadra il direttore sportivo Taibi, quindi... Ha cambiato allenatore durante il mercato però. Che cosa stavi dicendo? Ha cambiato l'allenatore durante il mercato. Ha cambiato l'allenatore, poco prima forse del calciomercato, però Baroni ha dato quella scossa che serviva per imprimere proprio l'accelerazione, perché vediamo che la Regina ha 33 punti. Poi parleremo anche della sfida che insomma va ad affrontare la squadra di Baroni. Però già questo fatto qui di aver preso 11 calciatori, però 11 calciatori che evidentemente erano in condizione. Però hai detto una cosa fondamentale, cambiato allenatore poco prima dell'inizio del calciomercato. Quindi quando si è andato a sedere ha fatto delle richieste precise. Precise, certo. E è stato accontentato perché Barone gioca in maniera diversa da Mimmo. Mimmo Toscano, che faceva dell'aggressività, del non far giocare le altre squadre, ora c'è un allenatore che è diverso nell'approccio e nel modo di gestire proprio l'intero arco della partita. Quindi eccoci, come diciamo il mister sa a cosa mi riferisco, che il calcio è fatto di tempo, spazio e momenti, anche le scelte sono fatte di momenti, di tempi. Io penso che la Regina sotto questo aspetto sia stata molto brava, perché nel mercato di riparazione, tu mi insegni che una squadra cambia 2, 3, 4 persone al massimo, è difficile cambiare 10, 11 persone diciamo in un calciomercato. Questo qua hanno cambiato mezza squadra, quindi mezza squadra è la cosa più che viene risaltata sono i risultati. E quindi da questo punto di vista va dato merito che hanno lavorato benissimo, anzi in grande difficoltà, cambiando tantissimo, però sono arrivati i risultati. E questo evidentemente c'è un lavoro dietro, c'è una società che evidentemente segue l'idea del tecnico, segue, perché come hai detto tu, è vero, hanno cambiato Mimmo prima del calciomercato, ma evidentemente quando hanno parlato con l'allenatore avevano le idee chiare già su chi andare ed erano già sicuri di prendere quelle persone, perché altrimenti penso che non avrebbero cambiato. Io ti posso fare l'esempio in piccolissimo con quello che è stato il nostro mercato. Noi abbiamo, nella prima fase di mercato, abbiamo avuto una rosa che comunque era prima della chiusura, però abbiamo capito che c'erano delle criticità nel continuare il campionato. E quali potevano essere queste criticità? Abbiamo parlato con l'allenatore, abbiamo fatto fuori in uscita 7 ragazzi in rosa, ne abbiamo presi 6. Però siamo andati ad accrescere la qualità e abbiamo preso giocatori pronti, tranne uno che praticamente era fermo da un mese, e tutti il resto erano calciatori pronti. Effettivamente dopo 2-3 partite sono già risultati già determinanti per lo svolgimento dell'incontro. E quindi quando, come diceva Andrea, vai a immettere, poi c'è anche un'altra variante che tutti sottovalutano, che giustamente chi non lo vive dall'interno non può capire, è il gruppo. È la tranquillità del gruppo. Io le prime scelte che facevo erano in funzione del gruppo, nel senso tu hai dei valori che puoi stare in questo gruppo, magari un altro calciatore che era più forte non aveva gli stessi valori e quindi lo dovevi scartare per proteggere quello che di buono c'era.
Quindi, a volte non per le qualità, no, ma per difendere il non gruppo. Non per le qualità solo sportive, ma sportive e anche umane, perché certo. Molte volte ci sono delle prime donne che messi in gruppi salubri, cioè in gruppi belli, vanno ad alterare degli equilibri. Quindi anche in questo, purtroppo, che spesso viene... Sembra è semplice il calcio, direttore, ne abbiamo sempre parlato, però come hai detto tu ci sono tante sfaccettature che chi è all'interno le deve guardare. Io ho dovuto parlare con un ragazzo che è venuto a me, che aveva un'esperienza campionati solo professionistici, lui approcciava con tutti nella stessa maniera, duro, gridava, l'ho dovuto richiamare, ho detto senti, questo non è un gruppo che permette questo, certo. Però dovevi intervenire, cioè questo è, e quindi non sono solo determinate caratteristiche tecniche, ma anche umane, anche caratteriali, anche è tutto, è un equilibrio che purtroppo devi... Ma infatti il mister, in questo caso dall'intervista, dice questo, dobbiamo ricompattare, dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo stare tutti quanti sul chiave, pezzo. Ma quello, dicevo, quindi, è la chiave di Roberto lettura. Roberto ha già intravisto qualche cosa che potrebbe dare più serenità. Ripeto, e questo oltretutto lo danno anche i risultati. Ma no, solo quello, il risultato ti porta, cioè il risultato porta a giocare di più, a correre di più, a essere felici, perché quando vai a fare allenamento felice sei... dai di più, sono veramente sono delle dinamiche che da fuori non si riescono nemmeno a capire, giuro che è così. Mi fanno tantissime domande sul Cosenza, quindi mi scuso se dobbiamo ritornare in argomento, ma voglio dare risposta ai nostri telespettatori. La difesa a tre, legittimo, schiavi, Ingrosso, non hanno mai giocato insieme, forse per pochi minuti. Potremmo pagare questa situazione nella partita di Salerno e come si affrontano Tutino e Juric, sempre Marco da Cosenza. Poi ce ne sono ma altre no, due. No, no, non è una questione di non hanno mai giocato, si allenano insieme, mi sembra che il tecnico alleni 24-25 giocatori, quindi loro sanno quello che devono fare. Eh sì, magari sono, hanno giocato in allenamento. Ecco, questa è la difficoltà. Magari i 90 minuti è totalmente diverso che giocare all'allenamento, ma qua stiamo parlando di calciatori che hanno dei curriculum. Se parliamo di Schiavi, ha 400 partite in Serie B, quindi che cosa gli dobbiamo insegnare? Non gli dobbiamo dire assolutissimamente niente. Anzi, può darsi che vista la gran voglia e quindi l'opportunità di poter giocare, oltretutto a Salerno, che è una sua ex squadra, quindi a maggior ragione può darsi che ti può dare qualcosa in più, e perché no? A livello emotivo, a livello emozionale, sicuramente non ci sta a perdere e quindi butterà veramente il sangue. Mister, due domande veloci per lei. Ha ragione mister Spinelli, non bisogna più nascondersi. Il Cosenza è una buona squadra, con un allenatore più esperto avevamo più punti. Occhiuzzi pur bravo, ma pecca di esperienza nei momenti decisivi. Il post-lockdown è stata una pura casualità. No, non mi trovo d'accordo in questa cosa, perché insomma Roberto ha dimostrato di avere... Insomma... Guarda, io Anna, l'ho detto prima, su Roberto non possiamo dire nulla, perché l'anno scorso di questi tempi, quando gli è stata assegnata la squadra, non ha fatto un miracolo. Ha avuto coraggio innanzitutto. Secondo me non ha fatto un miracolo, forse di più, è una cosa che succede una volta ogni 1000 anni, perché è difficilissimo. Se poi noi vogliamo rincorrere a quello che è stato il pensiero dell'anno scorso, io dico soprattutto in B ce lo dobbiamo dimenticare. Perché la Serie B è un qualcosa di incredibile. Ogni anno è un campionato a sé. No, ma diciamo è un campionato ogni a sé. Partita, una partita a sé, quindi non possiamo andare indietro per dire... Allora, quello che ci è piaciuto e che ci piace del mister Occhiuzzi è quella grande voglia di far giocare la squadra. E ripeto, e lo ribadisco ancora una volta, l'unica cosa che mi meraviglio è come mai questa squadra nella fase iniziale aveva un concetto bello, chiaro, deciso, ma anche dalla telecronaca, quando ci mandavano, che ci facevano vedere la televisione, cioè in televisione la partita, tutti quanti dicevano grande Cosenza, molto aggressivo, tatticamente pronto, squadra alta. Oggi purtroppo non si parla di questo. Allora sicuramente ci sarà stato un cambiamento. Oggi un'evoluzione in negativo. Tu io dici. Non lo posso giudicare da questa sedia, sicuramente chi è in campo sa quali potrebbero essere le circostanze. L'unica cosa che magari mi viene spontaneo dire, ahimè, oggi non c'è più da difendere nessuno, ma non è come
un pregiudizio, quello che vorrei dire, assolutissimamente. Non bisogna difendere nessuno perché in questo momento c'è bisogno dei punti. Ripeto, mancano 11 partite, ci sono 33 punti a disposizione, il Cosenza deve fare 20 punti, punto. Perché se no, altrimenti rischiamo di non farcela. Quello che è successo l'anno scorso è stato un miracolo. Se si ripete, magari saremo fortunati, sicuramente. Però oggi questo Cosenza, nelle prossime 4 partite, io penso che si gioca la permanenza in Serie B. Magari mi dilungo, però sono 4 scontri diretti, al di là di quello di Salerno, dove veramente si gioca tantissimo. Poi mi chiedono, prendiamo tanti gol, l'abbiamo già detto, marcando a uomo su calci piazzati, quindi per il mister non è il caso forse di cambiare, magari marcando sull'uomo i più forti di testa e il resto a zona attaccando la palla? Allora, questo, ecco, no, mi dispiace per il telespettatore, ma non è così, perché quando si battezzano le marcature a uomo, almeno Domenico che era con me, e nonché anche il mister Occhiuzzi, che io ho avuto il piacere di averlo in rosa quando noi eravamo a Montalto, lui lo sa, le marcature si decidono non la domenica, le marcature si decidono già il martedì. Perché un'idea di quella che è la squadra avversaria, certo, chi viene a saltare, chi non viene a saltare, chi sono i più forti, chi è il meno forte, chi rimane al limite, ormai nel calcio attuale, a iniziare dalla Serie D e anche sotto, ormai si conoscono tutti, quindi così come noi conosciamo la Salernitana, la Salernitana conosce noi. Quindi anche sui calci piazzati vengono battezzate le marcature, se si vuole marcare a uomo. Quindi sicuramente sapranno chi è il più forte di testa e decideranno la marcatura. Quindi sotto questo aspetto noi andiamo solo a zona integrale, quindi... Poi ci sono allenatori che oggi, e tu ne hai uno, ci sono allenatori che oggi sui calci d'angolo, sui calci piazzati marcano a zona, e lì è un altro concetto totalmente diverso. Non ti preoccupi più dell'uomo, ma ti preoccupi della traiettoria della palla, quindi si attacca la palla e si va tutti al compatto, a tenere quella zona. Andre, quindi sono idee e valutazioni, ormai, ripeto, tutti hanno il match analyst, quindi arrivano perfetto per questo dico, ormai arrivano tutti preparati, quindi non, è normale che, come dice anche Roberto, ci sono delle individualità, io contro di te, ed è normale che se tu perdi il duello, sì, purtroppo perdi poi la partita. Poi sono scelte là, perché c'è chi c'è la zona mista, c'è chi gioca tutta zona. È una valutazione di pensiero. È all'uomo, poi là devi essere bravo tu a capire in campo vanno loro. No, ma quale fa a caso tuo, perché comunque, come hai detto tu, ormai arrivano talmente tanti feedback, cioè sono match analyst, c'è allenatore in secondo, cioè noi nel piccolo abbiamo le immagini di tutti, noi sappiamo, certo, tiratori, palle inattive, quindi i saltatori, chi calcia di destra, dove chi calcia calci, sinistra, dove calcia, primo palo, secondo palo, se va a calciare quello, ormai si è preparatissimi. Sì, perché ormai tutti li studiano, poi giustamente è anche una questione, chi hai contro, se sono bravi, sono bravi, puoi farci poco o nulla. Poi sul fatto il Cosenza, però sotto questo aspetto c'è comunque un fuoriclasse che è Falcone, che comunque sia, probabilmente... L'anno prossimo vedremo in Serie A. Sicuro, perché comunque sia, è uno di quei giovani che l'ha avuto il tempo di maturare, l'ha stata brava la Sampdoria, l'ha fatto giocare, è stato bravo il direttore a prenderlo, a portarlo, perché veramente al momento è chi ti ha tenuto a galla, perché... Il miglior acquisto, possiamo dirlo. Se non erro, ha parato 6 rigori su 7, una cosa del genere, o 6 su 8, quindi sono percentuali altissime. Ma oltre ai rigori, dà serenità al reparto, perché lo vedo che parla. È un portiere moderno, piedi... Alla Buffon. No, è un tipo, un portiere diverso, un portiere che sa giocare anche con i piedi, è bravo sulle palle inattive, ha delle caratteristiche importanti. Io volevo parlare, chiedi cortesemente al mister, visto che abbiamo preso 8-9 gol, arrivano, mister, di continuo messaggi, non facciamo in tempo a cambiare argomento che subito... Allora, chiedi cortesemente al mister, visto che abbiamo preso 8-9 gol sul calcio d'angolo, è il caso che il nostro portierone giochi un po' più avanti della linea di porta? Non è una scelta...
della linea di porta. Direttore dice no. No, ma questa è una scelta, l'ho detto prima, è una scelta di sicurezza principalmente del ragazzo, perché il ragazzo decide, e lo abbiamo detto prima, ha delle scelte di tempo importanti, è un portiere che sta dando veramente tanta sicurezza. Il metro in più o il metro in meno non è, anche la non è quello. Poi ecco, se ti mettono bravissimo. L'uomo, se ti mettono l'uomo è davanti, la lettura devi a volte vedere, sono tante, a livello allora. Personale, perché ripeto, il duello ci sta, il duello tu lo puoi vincere come lo puoi perdere. Lo vinci se sei bravo, se sei attento, se sei sul pezzo. Lo perdi se ti distrai un attimo. E a questi livelli la distrazione è una frazione di secondo, se tu perdi quella frazione ti hanno fatto gol, perché più sali di categoria, e questo lo dimostra anche la serie, cioè la Serie A, più sali di categoria, più aumenta la facilità e diminuisce l'errore. No, ma aumenta anche i centimetri. Aumenta la forza, aumenta i centimetri, aumenta la scelta di tempo, aumenta la lettura, quindi quando uno va a valutare tantissime cose è normale che noi... Ecco, come dice giustamente il telespettatore, un metro in più o un metro in meno, ma uno che è alto 1,90 sceglie la lettura di tempo, la va a prendere quasi a 3 metri, quindi non è quello il problema. Intanto, visto che tu avevi parlato di Serie A, vi dico che la sfida tra Lazio e Crotone prosegue a suon di gol. Al momento siamo nel secondo tempo, la partita è sul 2-2, i gol di Milinkovic-Savic, ha accorciato le distanze Simi, ha segnato Alberto e di nuovo Simi sul rigore, quindi una partita molto combattuta. La salvazione del Crotone. Eravamo tenuto fuori. Invece volevo parlare di un'altra squadra, che visto che prima abbiamo parlato di Regina, c'è questo Monza che arriva al Granillo, un Monza insomma che ha tanti nomi di Serie A, possiamo dire così, ed è un Monza che comunque si trova a 3 punti dalla prima in classifica, dall'Empoli, quindi è un Monza che nonostante abbia comprato calciatori importanti, sono calciatori che evidentemente a mister Brocchi hanno dato garanzie. Inizio da te, direttore. Monza, grandi firme. Balotelli mi pare che ancora sia sì, ma non è, non non al è, meglio, non però è una questione, come dicevamo, è una questione anche di motivazioni, perché là ci sono veramente calciatori che hanno fatto Champions League, hanno fatto tantissimi campionati Serie A, poi non sempre scendere di categoria è semplice, perché comunque devi mentalizzarti alla categoria, devi anche capire cosa vuole l'allenatore. È normale che per un allenatore avere Balotelli è diverso che avere qualsiasi attaccante in categoria, è normale, però è anche difficile la gestione poi di questi calciatori, perché se un giorno non si vogliono allenare non si allenano, questo qua, un altro gli puoi tirare le orecchie, questo qua non credo sia molto molto... Però c'è Galliani, attenzione. Sì, e là la fortuna, la grande la grande fortuna è quella, perché può entrare nello spogliatoio e dire... Alzare la voce. Sì, sì. Non per niente, sono pupilli. C'era un mio ex direttore che diceva che una società organizzata, una società ben gestita, ti porta in un campionato dai 10 ai 15 punti. Questo è anche è gestione, perché comunque nello spogliatoio del Monza non credo che sia semplicissimo tra Balotelli, Boateng e chi ne ha più ne metta gestire semplicemente uno spogliatoio. Naturalmente poi là devi avere bastone e carota, devi a volte tapparti un occhio, a volte tutte e due, a volte stare con tutti e due gli occhi aperti. Però poi le partite magari le vincono da soli. E là poi c'è la discriminante che la partita te la può vincere da solo. C'è la qualità. La qualità del singolo che fa ma anche ma lo stesso Empoli, che è primo in classifica, una squadra fatta di nomi importanti, qualitativi, c'ha una grande... E poi l'Empoli ha una cosa che molte squadre hanno sottovalutato. Hanno la continuità di rosa, perché cambiano poco durante gli anni, hanno puntellato, hanno preso poi un 99 fortissimo che l'anno scorso era in Serie C, che è Parisi, l'hanno fatto giocare, ora è titolare inamovibile, anche là lungimiranza, costanza, crederci, cioè si ripetono sempre le stesse cose, però l'Empoli là non per un caso, è l'Empoli là perché deve essere là.
Mister, mi arrivano Ma a ancora me ci fa domande. piacere, ci mancherebbe. Secondo me, dal mercato di gennaio si è andati un po' in confusione, troppi giocatori con caratteristiche simili. Vedi sulla tre quarti in difesa, non c'è un giocatore che sa giocare la palla in attacco solo prime punte. Con Bites si faceva un gioco diverso basato sulle ripartenze. Ti leggo in serie i tre messaggi che sono arrivati. Per superare questo lungo periodo di mancanza di vittorie, soprattutto in casa, bisogna affiancare ad Occhiuzzi un direttore tecnico nella persona di Gianni Di Marzio, che noi ovviamente salutiamo. Mister, non è il caso che a volte bisogna forzare la giocata per avere più opportunità, specie in zona gol? Michele Aita, che noi salutiamo. Allora, se parliamo di Baizzi, sono pienamente d'accordo, perché era un brevilinio, era un ragazzo che comunque attaccava la profondità con grande velocità, con grande determinazione. Non per niente una di quelle vittorie che abbiamo fatto a Frosinone, perché siamo stati bravi ad andarle a prendere su. E quindi sotto questo aspetto le prime punte, se io vado a prendere il curriculum delle prime punte, io non ne trovo prime punte che hanno un curriculum di 10-15 gol. Perdonatemi se parlo così, perché poi è normale che mi viene spontaneo. Allora, quindi era forse giusto giocare come aveva iniziato precedentemente. Perché si arrivava con gli esterni, si arrivava con i quinti, si arrivava con le mezzali e quindi c'era più possibilità di fare gol perché eravamo più a ridosso della porta avversaria. Oggi giochiamo un pochino con il freno a mano tirato e questa è la prima. La seconda, se non sbaglio, Purtroppo siamo in chiusura, mister. Le ahimè, allora mi daremo devo fermare. la settimana prossima. Ripartiamo da queste notizie, da queste domande la settimana prossima, perché tanto tu ritorni, vero? Se volete, con grande piacere, ci Non posso dire la mancherebbe stessa cosa di Domenico, purtroppo, perché sarà impegnato con la sua squadra. Direttore, in bocca al lupo per tutto. Magari ci risentiamo a fine campionato, così festeggiamo insieme questa vittoria dell'Avello. Non fare gli scongiuri perché io. altro. Sto già facendo gli scongiuri. Viva il lupo, come sempre, Forza Cosenza, e alla fine ci salveremo. Mister, con lei ci rivediamo venerdì Va prossimo. benissimo. Ripartiamo dalle domande che ci hanno fatto i nostri Sì, telespettatori. Grazie a tutti, ci rivediamo venerdì. Vi lascio alla rubrica di Luigi Rogano e Luca Lepiani. Oh, questi sono i razzetti. Tigno chi si te? Chi tiene? E chi fa così? Scottex. Madonna mia.